Buongiorno a tutti amici e bentornati qui per una nuova video recensione dal vostro Emanuele e guardate un po' che sfondo che vi sto regalando per questa recensione, ma direi di non perderci in chiacchiere e partire subito a parlare dello smartwatch Ailu Solar LS05, uno smartwatch minimalista che fa parte di quei brand satellite di Xiaomi, quindi una garanzia. Mettetevi comodi e partiamo subito dopo la sigla. Comincerei col citare una frase celebre di Chaplin che diceva che la semplicità non è una cosa semplice e questa frase identifica appieno l'essenza di questo smartwatch Ailu Solar che di base è davvero minimalista ma al tempo stesso molto molto elegante e raffinato. E proprio dal design minimalista direi di partire perché abbiamo un corpo completamente realizzato in alluminio che ci offre sul frontale un ampio display da 1,28 pollici con tecnologia TFT e risoluzione pari a 240x240 pixel. Abbiamo un display a colori che si vede davvero benissimo sotto la luce diretta del sole. Abbiamo infatti 5 possibilità di regolazione a livello di retroilluminazione, ma soltanto in manuale. Pertanto la sera dovrete andare ad abbassare la retroilluminazione, altrimenti lui farà effetto faro. Come già detto, abbiamo un corpo di forma circolare completamente realizzato in metallo, dove troviamo unicamente qui sulla destra un pulsante che servirà a svolgere la funzione di accensione e spegnimento dello smartwatch oppure accensione e spegnimento del display, un'azione che peraltro può essere tranquillamente effettuata tramite la gesture del polso, una gesture che comunque risponde benissimo ed è praticamente immediata. Oltre a questo il pulsante ci permetterà di tornare indietro dai menu oppure direttamente tornare alla home del sistema operativo di questo smartwatch Ailu Solar. Decisamente bello, comodo ed elegante anche il cinturino, questo in colorazione nera realizzato in silicone davvero morbido e traspirante. Questo si adatta ad ogni outfit, ma ad ogni modo avrete modo di cambiarlo in quanto lui offre uno sgancio rapido con un passo da 22 mm, pertanto gli stessi degli Amazfit GTS per intenderci, quindi potete tranquillamente reperirli in rete su store come Amazon o Gearbest. E il design così minimalista di questo smartwatch si sposa alla perfezione sia con polsi esili che con polsi un po' più cicciotti come il mio, adattandosi pertanto sia allo stile femminile che a quello maschile. Infatti lui, ripeto, è davvero molto molto elegante e super raffinato. Sul posteriore comunque troviamo il sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca che permette peraltro il monitoraggio H24. Un sensore di frequenza cardiaca che mi è davvero piaciuto perché si è rivelato super affidabile ma soprattutto sempre attivo. Infatti vi basterà andare a richiamare direttamente la funzione dedicata ed avrete direttamente il dato della frequenza cardiaca in tempo reale, quindi non dovrete attendere quei fastidiosi 30 secondi prima che venga rilevato il dato, ma lui vi mostrerà in tempo reale appunto il battito cardiaco proprio di quel momento. Ad ogni modo anche l'indossabilità è davvero ultra comoda, complice un peso contenuto di soli 54 grammi, nonostante, ripeto, abbiamo una cassa completamente realizzata in metallo. E il minimalismo di questo smartwatch si presenta anche nel software, che di base è molto molto leggero, ma ad ogni modo ci offre tutte le funzioni che possiamo desiderare da uno smartwatch appunto di questa fascia di prezzo. Abbiamo innanzitutto il monitoraggio di ben 12 modalità sportive, tra cui troviamo la corsa, la camminata, bici, climbing, spinning, yoga, tapirulan, pesi, ginnastica libera, basket, calcio e il vogatore, quindi potete andare anche in canoa. Oltre a questo ci permette il monitoraggio del sonno, abbiamo già citato il monitoraggio della frequenza cardiaca H24 ed abbiamo integrato anche le funzioni come cronometro, timer e comandare anche la musica. Ed attenzione perché qua viene il momento sponsor che poi sarei io, perché come l'altra volta vi regalo un prezioso gadget, ossia le cuffiette Ludos Ultra.
Pertanto, se volete reperirle e quindi riceverle in omaggio, vi basterà commentare questo video dopo aver lasciato naturalmente un like, mi sembra il minimo, con l'hashtag Ludos. Detto ciò, ripartiamo con la recensione dell'Ailu LS05 Solar. Dicevo che abbiamo anche come funzione la possibilità di controllo della musica direttamente proveniente dal nostro smartphone. Funzioni basi come play o pausa o skip della traccia musicale in avanti o indietro, ma comunque una funzione essenziale perché lui non ha integrato il GPS e quindi qualora vogliate andare a tracciare anche il percorso della vostra camminata, corsa o giro in bici che sia, beh, dovrete per forza avvalervi del supporto dello smartphone e quindi del GPS integrato sul vostro dispositivo. Ed uno dei punti di forza di questo smartwatch Ailu Solar LS05 è senz'altro l'autonomia. Lui integra una batteria da 340.000 mAh che va a ricaricarsi in circa 1 ora e 20 minuti tramite poco pin magnetici e attacco proprietario. Logicamente il cavo è fornito in dotazione. Detto ciò, se lo utilizzate semplicemente come orologio, ma sarebbe però un po' stupido comprare uno smartwatch e utilizzarlo solo in questa maniera, ad ogni modo riuscite a garantirvi 30 giorni di utilizzo. Ma se lo utilizzate in maniera più smart e quindi più intelligente, ad esempio andando a monitorare un'attività sportiva per circa 30 minuti al giorno, ricezione di notifiche H24, monitoraggio del battito cardiaco H24 e soprattutto una serie di risvegli tramite gesture del polso infiniti, beh, io sono riuscito a totalizzare ben 15 giorni pieni di autonomia. Tra le altre funzioni abbiamo la possibilità di visualizzare i dati del meteo fino a 4 giorni successivi alla data odierna e soprattutto abbiamo anche una funzione definita Relax, praticamente una funzione che andrà a cercare di educare il nostro respiro in modo di rilassarci durante la giornata. Lui peraltro è certificato IP68, il che significa che possiamo tranquillamente utilizzarlo in acqua e quindi in piscina, purtroppo però non c'è la funzione del monitoraggio del nuoto. L'accoppiamento con lo smartphone comunque avviene tramite un Bluetooth 5.0 e lui peraltro integra appunto anche l'accelerometro che ci permette appunto di effettuare la gesture di rotazione del polso. Ma cosa ci offre a livello di menu questo smartwatch Ailu Solar? Beh, praticamente scorrendo da destra verso sinistra o viceversa accediamo a una sorta di widget rapidi dove ci viene mostrato direttamente il sommario della nostra giornata a livello sportivo, mostrandoci i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Abbiamo appunto la funzione per andare a monitorare il battito cardiaco, ci viene mostrato un reminder, o meglio tutto quello che è stato raccolto relativo al monitoraggio del sonno della notte precedente, appunto il meteo e la funzione relax. Effettuando invece uno swipe dall'alto verso il basso direttamente dalla home dello smartwatch accediamo alle funzioni rapide, quale ad esempio la possibilità di andare a ricercare il nostro smartphone se non lo troviamo nel raggio d'azione di copertura logicamente del Bluetooth, che è un massimo di 15 metri in campo aperto. Abbiamo inoltre la possibilità di andare a settare la retroilluminazione appunto fino a 5 livelli, settare il non disturbare ed entrare nelle impostazioni. Impostazioni dove peraltro ci viene permesso di andare a cambiare le watch face. Ne abbiamo però soltanto a disposizione 5 e non possono essere integrati ulteriori watch face, a meno che Ailu non decida poi di andare a modificare l'applicazione proprietaria mettendo a disposizione un proprio store per scaricare le watch face. Ad ogni modo, watch face molto carine, peraltro la più completa diciamo è quella principale dove ci vengono mostrati tutti i dati relativi appunto al monitoraggio della nostra attività, dove possiamo peraltro accedere in maniera rapida anche direttamente ai dati del meteo. Effettuando uno swipe invece dal basso verso l'alto accediamo al menu completo dove possiamo accedere appunto alle statistiche, direttamente alla frequenza cardiaca, andare a quindi a scegliere gli sport che vogliamo monitorare, vedere i dati del meteo, i dati del monitoraggio del sonno, comandare la musica, entrare appunto in funzioni un po' più particolari come il cronometro o appunto un timer, cercare il nostro telefono, vedere appunto la funzione relax e abbiamo inoltre la possibilità di visualizzare le notifiche, perché lui essendo smartwatch permette logicamente anche questo, e notifiche che logicamente come gran parte di tanti altri smartwatch possono essere solamente lette e cancellate, ma non si può rispondere. Così anche per le chiamate possiamo solamente ricevere la notifica della chiamata e quindi silenziare la notifica oppure direttamente riagganciare al nostro chiamante.
le notifiche vengono ricevute in tempo reale, infatti non ho mai riscontrato disconnessioni col mio smartwatch e possiamo visualizzarle da tutte quante le applicazioni, però soltanto alcune ci vengono mostrate le icone relative proprio della notifica come WhatsApp, Facebook, Messenger eccetera eccetera, ma applicazioni come Telegram ci viene mostrata un'icona generica. Ailus Solar LS05 è peraltro compatibile sia con dispositivi iOS che Android. L'applicazione proprietaria è Ailus Fit, una sorta di falsariga di Mi Fit, forse un po' meno completa, ma comunque decisamente bellina, insomma, e ben fatta. Unica nota dolente è forse un po' la traduzione, che è un italiano un po' strampalato. Ad ogni modo ci vengono mostrati tutti quanti i record dei dati raccolti relativi ai passi, monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, così come dell'attività, e attraverso l'applicazione logicamente possiamo assettare le impostazioni generali del nostro dispositivo. Oltre a questo naturalmente potremmo impostare tutti i nostri dati personali, e quello che mi è piaciuto è che abbiamo un account, quindi significa che se anche andiamo a cambiare smartphone non perderemo i dati che abbiamo raccolti fino a quel momento. Come già vi ho accennato, dall'applicazione possiamo andare a monitorare determinate attività sportive usufruendo anche del GPS, che in abbinata al nostro smartwatch ci permetterà di rilevare in maniera più completa proprio tutta l'attività e il percorso che abbiamo effettuato durante questa attività sportiva. Insomma, Ailus LS05 Solar è uno smartwatch semplice, minimalista, ma appunto sa il fatto suo. Insomma, lui riesce davvero nell'impresa, perché comunque permette un'esperienza d'utilizzo davvero davvero soddisfacente. Insomma, lui lo trovate direttamente sullo store Amazon ad un prezzo di circa 42 euro, logicamente il link qui sotto in descrizione, oppure se volete risparmiare qualcosina lo potete trovare direttamente sullo store gearbest.com ad un prezzo che si aggira intorno ai 32 euro. Logicamente in quel caso dovete mettere a conto che ci vuole un po' di tempo per la spedizione che arriva dalla Cina. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, mi raccomando però iscrivetevi al canale e spolliciate tantissimo questo video, ma attenzione a non rompere lo smartphone. Comunque per Emanuele al momento è tutto e ci vediamo a un prossimo e succoso video. Ciao!